Ben ritrovati negli studi di Obiettivo News. Si sta entrando ormai nell'atmosfera natalizia e ovunque si organizzano eventi. E Rivarolo quest'anno sarà foriero di eventi e ne parliamo oggi con Sandra Ponchia, assessore del Comune di Rivarolo, e con Marina Vittone, assessore e vice sindaco del Comune di Rivarolo. Benvenute. Buongiorno a tutti, grazie a voi della redazione. Tantissimi eventi in programma per questo Natale e una bella collaborazione con tutte le associazioni cittadine. Sì, quest'anno abbiamo veramente messo in piedi una grande sinergia, una grande collaborazione con le associazioni cittadine e anche con gli operatori commerciali, e abbiamo cercato di allestire un calendario di eventi per il periodo natalizio che potesse essere gradito da tutte le fasce di età, dai più piccoli, dai bambini, perché Natale è principalmente per i bambini, sino agli adulti. E hanno partecipato le associazioni cittadine, quelle che ci sostengono, diciamo, durante tutto l'anno, ma anche altre che si sono aggiunte nel frattempo, così come gli operatori commerciali. Quindi siamo, insomma, felici di poter presentare questo programma rinnovato e ricco di eventi. Certo, una bellissima sinergia, un programma che partirà già il 7 dicembre, e che andrà avanti fino a Natale. Assolutamente sì, il 7 poi racconterà la collega Sandra il programma, ma partiamo con le iniziative delle associazioni. Abbiamo in primis la Proloco, che ripropone per la domenica 8, la domenica 15 e la domenica 22 il magico mondo di Babbo Natale, quindi in piazza di Tisetto, in orario pomeridiano, dalle 15.30 alle 18.30 circa. Tutti gli spettacoli, gli intrattenimenti itineranti e musicali si terranno in quella fascia oraria. E la Proloco, diciamo, come tutti gli anni, presenta un'attrazione ormai tradizionale, che è la slitta di Babbo Natale. I bambini potranno incontrare Babbo Natale, consegnare le letterine, e nel frattempo i genitori e gli adulti potranno intrattenersi con dolci e bevande calde. Abbiamo poi la Filarmonica Rivarolese da segnalare, che propone il tradizionale concerto di Santa Cecilia alle 21 presso il salone di sabato 14 dicembre presso il salone comunale di via Montenero 12, e sempre la Filarmonica Rivarolese la potremo ritrovare il sabato 21 nella passeggiata musicale per le vie della città, sempre in orario pomeridiano. Abbiamo cercato di fare in modo che tutti gli intrattenimenti e gli spettacoli fossero itineranti, così da poter accontentare un po' tutti i rioni e le vie della nostra città. Abbiamo poi una novità quest'anno, proposta dall'Associazione Liceo Musicale di Rivarolo, in collaborazione con il regista Davide Motto e i fabbricanti di giocherie, che presentano un gioco teatrale per bambini, Il Bosco Incantato, che si terrà in Piazza Garibaldi. E poi avremo ancora il coro Città di Rivarolo Canavese con il piccolo coro, che ci proporrà il tradizionale concerto di Natale domenica 22 alle 21 in una delle più belle chiese delle nostre frazioni, che è la chiesa dei Santissimi Angeli Custodi di Mastri. Diciamo che negli ultimi 3-4 anni è stata introdotta questa bella novità da parte del coro Città di Rivarolo, di poter portare un loro concerto anche nelle frazioni, dove abbiamo delle chiesette davvero molto belle anche dal punto di vista artistico. Certo, perché è giusto animare tutta la città e anche le frazioni, e una bella sinergia con numerose associazioni. E la pista da pattinaggio, perché si partirà appunto sabato 7 con l'inaugurazione della pista da pattinaggio, e allo spazio al parco urbano elementare, è una novità assoluta. È una novità assoluta, l'abbiamo scelta volutamente perché è comunque un parco molto vicino al centro e vicino ad alcune attività commerciali, ma soprattutto molto facilmente raggiungibile anche a piedi e fruibile da tutti i cittadini. Oltretutto, visto che si parla di pattinaggio, è anche importante la vicinanza con le scuole,
quindi i bambini che escono dalle scuole principali, i ragazzi soprattutto dell'Istituto del Moro, ha sicuramente una posizione molto molto strategica, ecco. E quindi riteniamo che possa portare, diciamo, un bel movimento ed essere un'attrattiva di, sicuramente importante per Rivarolo. La pista sarà presente, diciamo, parte dal sabato pomeriggio fino al 6 gennaio, quindi copre tutto il periodo natalizio. Per noi è un esperimento, in centro non c'è, diciamo, in centro in questa posizione non c'è mai stata, e quindi insomma vogliamo capire magari il prossimo anno, per poi ripeterla, prolungarla e vedere un pochino in base a come andrà l'attività. Il 7 gennaio abbiamo l'inaugurazione ufficiale, a cui parteciperanno la mascotte delle Universiadi di Torino del 2025, che è Totag, e insieme a questa mascotte verranno due atleti professionisti di pattinaggio di figura, che sono, guardo il nome perché sono Irma Caldara e Riccardo Maglio, allenati da Cristiana Di Natale, quindi sono due atleti importanti che sicuramente potranno fare una dimostrazione molto molto più diciamo interessante di quella che potrebbe fare, diciamo, il pubblico normale, però è comunque una bella bella cosa, ecco. E dopodiché la sera passeremo all'accensione delle luci, vogliamo fare una piccola inaugurazione alle 8 sotto il pacco, super pacco che abbiamo installato grazie alla collaborazione con una nuova azienda di illuminazioni specializzata, diciamo, nelle illuminazioni. Abbiamo appunto provveduto all'illuminazione di tutta la città e abbiamo fatto questa installazione in centro di grande impatto, ecco. Quindi ci sono già state nelle prove tante persone che si sono fatte selfie sotto il pacco, e l'8 e il 7 abbiamo deciso appunto di fare questa inaugurazione un po' più tardi la sera, anche per così poter far partecipare i commercianti che chiudono le attività, e faremo un vin brûlé con, insomma, un taglio di panettone o torcetti, insomma qualcosa per intrattenerli, ecco. Anche perché gli eventi natalizi comunque rientrano nel DUC, quindi nel distretto urbano del commercio. Devo dire che da una parte abbiamo avuto una grandissima collaborazione da parte dell'ASCOM, di Luisa Battistella, che purtroppo oggi per cause sue personali non ha potuto venire a essere qua con noi, però ci ha dato una grandissima mano, e le attività appunto rientrano in tutto quello che è stata la proposta del DUC. Però ecco, in questo caso devo dire che i commercianti hanno veramente hanno avuto una marcia in più, perché mai come quest'anno c'è stata una grandissima collaborazione da parte di tutti, quindi tanti commercianti hanno aderito, una parte di queste attività le abbiamo proprio diciamo potute avere grazie al loro contributo economico, quindi sia da un punto di vista dell'organizzazione, nella scelta anche del tipo di manifestazione da fare, che proprio anche economicamente hanno contribuito in buona parte, non tutti, ma veramente tante tante persone che negli anni scorsi magari non erano così vicini alle attività proposte, ecco. Quindi partiamo dall'8 dicembre, domenica 8, abbiamo i pupazzi giganti, quindi avremo questi pupazzi, pupazzoni, Babbo Natale e altre figure che gireranno per tutti i negozi a distribuire caramelle, a, diciamo, coinvolgere i bambini e magari portarseli proprio in giro per tutte le vie cittadine, ecco, perché una delle lamentele è stata proprio quella nel passato, magari di non riuscire a toccare tutte le zone, invece si è deciso di cercare di accontentare un po' tutti, ecco. Quindi questa attività, come tante altre, è itinerante, ecco. Il sabato 14 ci sarà il Trucca Bimbi a cura delle ragazze della Croce Rossa e anche delle Vibrisse, quindi avremo 6 postazioni di Trucca Bimbi, anche queste disseminate nelle vie della città. Quindi poi ecco, sempre lo stesso giorno, quindi sabato 14 ci sarà l'associazione Pandorama, sono dei ragazzi che in questo momento hanno sede a Bosco Nero ma che vorrebbero avvicinarsi a Rivarolo, perché buona parte di loro sono di Rivarolo, e faranno spettacoli di clowneria, di giocoleria, e quindi insomma anche questi itineranti, quindi anche loro cercheranno di muoversi un po' dappertutto. E poi ci sarà a cura dell'associazione del liceo musicale alcuni brani cantati dalle ragazze,
e alcuni brani eseguiti col violino, anche questi in più posti. E dopodiché domenica 15 l'evento diciamo per noi molto molto importante, perché facciamo una raccolta fondi per la fondazione dell'ospedale Sant'Anna, e una raccolta fondi proprio per questa fondazione, che poi li metterà a disposizione dell'ospedale per le attività che insomma riterranno più necessarie, ecco. Dovrebbe venire anche la presidente della fondazione, che è la dottoressa Benedetto, a fare una piccola introduzione, insomma a spiegarci un pochettino come vengono devoluti i fondi e come funziona l'associazione. Questa corsa partirà alle 10.30 sempre dallo spazio dal parco urbano delle ex scuole, insomma spazio elementare, e è stata organizzata anche con l'associazione d'Urbano Gas Energy, che ha fatto tutta la parte di logistica, quella legata proprio alla camminata, quindi poi anche a tutta la viabilità da verificare, insomma in collaborazione con la nostra polizia municipale, e daremo delle sacchette proprio specifiche che abbiamo creato col logo, che ci piacerebbe poter far passare nei negozi, nelle vetrine dei negozi in questi giorni che mancano alla partenza, diciamo, proprio per far arrivare il messaggio di questa camminata. Anche qua i commercianti stanno aderendo insomma con una piccola donazione anche loro, per fare la donazione nello stesso tempo per dare visibilità all'evento, ecco, quindi anche questa è un segno di grande, grande sinergia, ecco. Dopodiché il nostro evento, quello comunale, è il mercatino degli hobbisti, il mercatino non solo degli hobbisti ma soprattutto degli hobbisti, il mercatino di Natale lungo le allee di Corso Indipendenza, di Corso Torino e di Via Ivrea. Saranno presenti appunto tutti gli hobbisti del territorio che hanno deciso di partecipare, sono veramente tanti, stanno continuando a chiamare ancora adesso, più altri diciamo banchi di prodotti un po' particolari, ecco, quindi anche lì insomma bisogna partecipare, perché sicuramente si troveranno delle cose interessanti, ecco. Sempre la domenica abbiamo la street band La Curva, una band che girerà anche questa in tutti i luoghi di Rivarolo, ci terrà allegra, ecco, e farà così la parte musicale, questo sottofondo musicale che è molto importante. La settimana successiva, il 21, avremo di nuovo l'associazione Pandorama, che di nuovo farà degli spettacoli di clowneria, giocoleria, trucca bimbi anche loro, quindi insomma cercheremo anche lì di intrattenere soprattutto i bambini. E la domenica avremo invece un coro gospel sempre itinerante, quindi coro gospel che sicuramente insomma è molto molto interessante, e dopodiché direi che si chiudono le attività promosse dai commercianti di nuovo con Pandorama, che avrà oltre a tutti gli spettacoli che abbiamo detto in precedenza, avrà anche diciamo un trampoliere che girerà per la città, ecco. Quindi direi che il programma è abbastanza fornito, corposo, e insomma ci auguriamo che tutti possano apprezzarlo e possano venire a Rivarolo e fare un giro da noi, ecco. Certo, un'altra novità quest'anno, appunto partendo dall'inizio, oltre alla pista da pattinaggio al parco urbano elementare, anche l'inaugurazione delle luminarie e anche la scelta delle luminarie, perché ho visto anche delle foto su Facebook della casetta illuminata che dicevano finalmente delle luci calde. Sì, è stata una scelta condivisa insomma tra colleghe dei due assessorati. Volevamo una Rivarolo calda, vivace, attrattiva, e quindi anche la tonalità dell'illuminazione era gradita calda, con le luci calde, anche per cambiare un pochino e creare la novità. Come diceva la collega Sandra Ponchia, abbiamo lavorato con questa azienda milanese, scegliendo le varie installazioni, le varie tipologie di installazioni, abbiamo cercato di dare omogeneità, armonia e soprattutto eleganza, perché Rivarolo è comunque una città
elegante, ha un centro commerciale molto vivo e un centro storico molto vivo e molto attrattivo. E diciamo che abbiamo lavorato proprio per l'attrattività della nostra città, e ovviamente il Natale è sempre un momento molto atteso, dove si spera in una ricaduta sociale ed economica attraverso questi eventi, queste manifestazioni che noi abbiamo proposto. Là dove c'è il bello c'è anche il gradito, il piacevole, e quindi speriamo che le persone possano trovarsi bene, fare serenamente i loro acquisti nella nostra città e soprattutto portare i bambini, perché il Natale è una festa di famiglia e ci tenevamo ad avere anche molti eventi attrattivi per i nostri bambini. E speriamo che anche le scuole e gli istituti scolastici rispondano bene anche per questa opportunità della pista di pattinaggio. Noi abbiamo cercato di veicolare la pubblicità in modo da far sì che i ragazzi, soprattutto durante le feste di Natale, potessero essere presenti e partecipare. Il luogo è sicuramente un luogo adatto perché è strategica la posizione, stiamo cercando di rianimare quella parte di città che dà verso via San Francesco d'Assisi per riqualificare un pochino il tipo di frequentazione, e attraverso tutta una serie di eventi si è cominciato quest'estate con la sfilata di moda che è andata molto bene, e visto che c'è quello spazio che è stato creato in quel modo è giusto animarlo e farlo vivere. Ed è stato fatto un grande lavoro con i commercianti dall'assessorato al commercio. Nell'ambito sì del DUC, però è stata creata una bella rete, comunque un bel dialogo. Sì, sicuramente è la cosa che insomma, mi è piaciuta di più, è stata veramente la risposta e la disponibilità, nonostante insomma, le difficoltà, perché comunque il momento non è facile, i problemi sono tanti, però la voglia di fare insieme è sicuramente positiva, quindi mi è piaciuto molto. Spero che anche loro siano soddisfatti un po' di tutto, dell'organizzazione, della mia disponibilità, della qualità delle proposte e anche proprio di tutto l'allestimento di Rivarolo, che tra l'altro ci ha seguito molto poi anche in termini di luci dei negozi. Cioè è la prima volta che si vedono così tante luci, negozi così ben decorati. Ecco, lì magari sarebbe carino il prossimo anno poter dare una qualche impressione, una qualche linea generale, un tema perché per le vetrine. Quest'anno lo è stato al 90%, qualche negozio magari è stato un pochettino, ha preso una sua direzione, che va benissimo, ecco, però sarebbe ancora più bello magari poter fare un tutt'uno tra quello che sono le luminarie diciamo comunali o generali e le luminarie dei singoli negozi. Però devo dire che hanno fatto un lavorone. Anche via Ivrea è stata decorata tutta con questi anelli dorati, altre vie si stanno muovendo per fare anche loro una sorta di decorazione, quindi tanto entusiasmo, speriamo, ecco, che la gente lo percepisca e ci segua, ecco, questo è quello che ci piacerebbe. Tanto entusiasmo, la città è illuminata, tantissimi eventi e la gente non può non venire a Rivarolo per viverla e per festeggiare questo periodo natalizio allegro con i rivarolesi. Sì, l'augurio è appunto quello di creare un clima di festa, di ritrovare un pochino la festa per le nostre vie, le nostre strade, nei nostri negozi, e soprattutto poterci riappropriare di un momento magico anche per le nostre famiglie e i nostri bambini. Possiamo aggiungere qualcosa sugli eventi e sul periodo natalizio? Io direi che abbiamo detto più o meno tutto, quindi direi solo appunto ci auguriamo che tutto vada come deve, che ci sia questo riscontro, che credo non manchi, perché a Rivarolo quando si organizza qualcosa, bene o male, la gente poi arriva, ecco, quindi direi che adesso abbiamo organizzato, quindi ci aspettiamo di vedere le persone, ecco, ma sì, sarà sicuramente così. Invitiamole, lanciamo un appello ancora. Lanciamo un appello, allora chiudiamo con questo e vi aspettiamo tutti quanti a Rivarolo dal 7 di dicembre fino al 22. Avremo tutta una serie di eventi e speriamo che possano essere partecipati. L'invito a tutti è venirci a trovare. Grazie.
Grazie, grazie a voi. A voi. Quindi non resta che venire a Rivarolo per vivere davvero tutti questi eventi e per festeggiare tutti insieme e vedere una Rivarolo nuova, illuminata e viva. E continuate a seguire BTV News.